raga, me la sento. Io vado con le provviste scelte a caso. Questa mi sembra proprio un'ottima idea. Oh, forse no. Vediamo se abbiamo avuto culo. E oh! No, ma siamo solo in due! Ma dai! Siamo nella merda, raga. Siamo nella merda. Siamo solo noi due, non c'è stato abbastanza tempo per mettere in salvo i bambini. I figli, non ci sono più i figli. Sicuramente stanno bene. I vostri figli probabilmente saranno già morti dalle radiazioni. Però non vi preoccupate, al massimo diventano mostri. Ma che è sto rumore? Vorremmo solo potercene andare. Starcene qui a tirarci i pollici ci sta facendo uscire di testa. Ma siete qui da un giorno, siamo messi bene se questo è il primo giorno stanno così. Beh, io da mangiare non glielo do. Campate d'aria però, già che non avete portato i figli, campate d'aria. Dagli col giorno 2. Cosa può andare sto... Cos'è sta roba? Che cos'è sto rumore? Ma no, zii, ma sei qui da due giorni e già stai messo così. Ma mi sembra eccessivo. L'hai presa un po' male. È stata una mattinata tranquilla per Ted e tutto va bene. A me non sembra, però va bene. Cioè, pare che gli sia passato un tram sulla testa. Se questo è stare bene, ci sta. Non si mangia nemmeno oggi, vietato mangiare. No, zii, non ce l'abbiamo a radio, siamo dei poracci. Non l'avete portata. Cazzi vostri, cioè, nel senso. Madonna, ragazzi. Ho capito che non... Oddio, forse perché non mangiano, che in effetti stanno un po' così. Niente, hanno sete. Vabbè, magari un po' d'acqua diamogliela. No, bevetevi quest'acqua e non rompetemi le palle. Ah, non va... Oggi nessuno più si sente di andare fuori. Perfetto. Mi fa piacere per un po' d'acqua, un po' di sonno. Mamma mia, quante storie che fate. Mi sembrate un po' esagerati. Dolores ha bisogno di più tempo per riposare. Ma non state lì senza fan cazzo, seduti sulle sedie. Ma che problemi ci avete? Ma che stanchezza ci avrebbero? Niente, sono deboli, diamogli un po' da mangiare. Che cacchio ne so. Questi mangiano, bevono, già, poi voglio vedere. Nelle ultime ore è diventato sempre più difficile respirare. Abbiamo pensato a un malfunzionamento nell'impianto di ventilazione. Dobbiamo capire o potremo morire soffocati. Non è il caso di morire al quarto giorno. Vabbè, facciamogli andare a vedere che succede. Io spero che non ci sia antiradioattivo perché potrebbero tornare molto messi male. Ok, la torcia è sempre lì, perfetto. Però Ted c'ha un braccio... Ma perché? Che cazzo hai fatto, Ted? Che è passato? Ted è ancora stanco, gli serve qualche giorno di riposo. Ted si è ferito. Ma raga, ma come fanno a essere stanchi? Non fanno un cazzo la mattina e la sera, sono stanchi. Non capisco. Niente, fuori ancora non ci vanno. Kit medico non ce l'abbiamo, se non uscite non ce l'abbiamo il kit medico. Ma per farli riposare c'è qualcosa, perché non lo so. Un tizio si è avvicinato al nostro nascondiglio, ha detto di essere un ex ragioniere. Ma ora che fai il commerciante e il giocatore d'azzardo, ci ha proposto una partita con due bottiglie di acqua in palio. Giochiamo? Non abbiamo le carte, quindi diciamo che se la prende nel cosiddetto culo. Oh, Dolores è rinata, ragazze, è rinata. È letteralmente rinata. Guarda, ha fatto anche la skincare. Brilliant! Il gioco d'azzardo è una pessima abitudine. Che razza di esempio è per i bambini? Se non fosse che voi i bambini li avete abbandonati pur di salvarvi, però vabbè. Ted ha molta sete. Ted ha rotto il cazzo da aver sete, però, Mandiamo Dolly in spedizione, così almeno ci porta, non so, un medikit, qualcosa di utile, voglio sperare. È molto facile trasformare piccole discussioni in tragedie, specie in spazi così ristretti. Stavamo chiacchierando e poi improvvisamente abbiamo preso a urlarci contro. Se giorni che stanno chiusi insieme già litigano, perfetto. Ted soffre ancora. Oh, ho capito, non ci abbiamo niente per le tue ferite. Madonna, ti attacchi un po'. Diamogli una bottiglia d'acqua e buttiamola fuori a calci in culo. Dai, ti do la maschera antigas così non ti prendi le radiazioni. Ma c'è una mano sola, Dolores, non ho capito. Che una cosa sola posso portare? Non ce l'ha domani, vabbè. E Ted rimane solo. Ora voglio vedere con chi litiga, con l'aria. Non ci aspettavamo telefonate subito dopo una catastrofe nucleare. E invece ecco chiaramente lo squillo di un telefono all'esterno. Deve essere la cabina dall'altra parte della strada. Forse qualcuno dovrebbe rispondere. Senti, io mi fido poco perché letteralmente, cioè, questo sta per stirare. Io non ce lo manderei fuori pure lui. Poi veramente endgame. Si può fare qualcosa per medicare le ferite di te? No! Pisciaci sopra, che cacchio ne so io. Non ci abbiamo le mie medikit. Tagliati il braccio con l'accetta, non lo so. Qua giù non c'è molto spazio e nessun odore può sfuggire ai nostri nasi. Quando oggi un mattone si è staccato dal muro e ha rivelato un buco, ci siamo sentiti male per il tanfo. Io non credo che stiri per andare a togliere il puzzo da un buco, giusto? Ci siamo avvicinati al buco. Chi sei? Cioè, sei solo uno, però va bene. Ah, abbiamo una latina.
mattina in più si gode. Si gode fortissimo. Se c'è qualcuno che ci può salvare da questa situazione. No, ce l'abbiamo la radio. Basta questa cazzo di radio. Non ce l'abbiamo. Toc toc, chi è? Ted sta peggiorando sempre di più. Dobbiamo fare qualcosa per le sue. Oh madonna. No, magna testa zuppa. Magari col potere del cibo guarisci. Niente è più sorprendente di un bussare inaspettato in un rifugio antiatomico. Che potrà mai essere? Dovremmo indagare e rischiare le nostre stesse vite? Tanto peggio di così non ci può stare, no? Oh, il medikit! Anche la radio! Vabbè, Dolores, raga, merita il premio. È passato molto tempo, non abbiamo notizie. Ce l'abbiamo, questa volta ce l'abbiamo la radio, vai. Ma che è questo rumore fastidiosissimo? Ted oggi sta proprio una rosa, si vede che si è ripreso. Quando il segnale radio ha ripreso a funzionare, ci siamo sintonizzati sulle comunicazioni di emergenza. Indovinate pure, buone notizie, la ricaduta radioattiva è quasi terminata. Quindi in teoria io adesso posso viaggiare anche senza mascherina. Di nuovo la radio, ma non è che si rompa a forza. Boh, io la uso, ma non vorrei se rompesse a forza usarla. Cioè abbiamo usata ieri, pure oggi, non so, eh. Dolores, hai mangiato ieri là? Quanto cazzo mangi, Dolores? Anche meno, eh? No, oggi non ve la faccio usare. Voi ne state abusando troppo di questa radio. Io manderei Dolores di nuovo, che è stata molto brava prima. Che razza di suono è questo? Un cavallo al galoppo? Ci siamo precipitati alla porta dove a salutarci c'erano due uomini che sembravano usciti direttamente da una fiera medievale. Non ce l'abbiamo la mappa, arrivederci. Non siamo riusciti a trattenere le risate e i nostri ospiti si sono offesi. Madonna, io ho detto che non ce l'avevo, non ho detto che brutti stronzi. Allora, io stavolta ci riprovo con la radio, però speriamo bene, nel senso. Telefono, un altro telefono. Ma come sta? Sta una pacchia lui, eh? Lui se la sta accillando proprio. Tanto fa tutta la moglie. Buone notizie, il governo ha annunciato via radio che recupereranno sopravvissuti nella nostra zona. Dovremo aspettare un altro po' e successive istruzioni saranno fornite nei prossimi giorni. Let's go! Vabbè, un'altra telefonata, raga, che faccio? Stavolta lui sta bene, quindi in teoria posso provare a mandarcelo. Io lo faccio a sto giro, vai a rispondere al telefono, al massimo al call center. Tu sei uscito un secondo a rispondere al telefono e sei tornato che pare un barbone, ma che è successo? Giocare con i fiammiferi non è mai un'ottima idea. Che cazzo sei, un piromane? Il tempo stringe, dobbiamo spegnere il fuoco e mettere in salvo le nostre provviste. Ma cosa salvare? No, raga, ma veramente? Ma incendiati da solo, madonna. Possiamo salvare tutto tranne lui? Ci perdiamo il libro per sto cornuto. Dovrebbe bere qualcosa. Bevi le tue lacrime, io non ti do niente. Ha detto di essere una cacciatrice alla ricerca di un grosso ragno mutante. Non avrei di meglio da fare, guarda. Ciao Dolores. Oggi abbiamo avuto visite. Era una donna euforica dai capelli rossi, accompagnata da una sorta di mercenario. No dai, ma ora tutti vogliono sti cazzo di proiettili. Però cazzo, la mappa è buona. Ma io gli do questo, tanto alla fine che ci serve. Che fa, butti via una mappa? Dolores non mangia da un bel... Veramente io l'ho dato adesso. Ci ha fatto visita un commerciante dall'aspetto trasandato, con una borsa altrettanto malconcia. Ci ha proposto un'offerta semplice che ci farà solo oggi. In cambio di un solo barattolo di zuppa riceveremo la borsa e tutto ciò che contiene. Abbiamo un gattino adesso, che carino. Ma che oh! Finora è una bella giornata per Dolores. Sì, proprio così, letteralmente così. Il gatto ha scelto di stare qui e noi rispetteremo questa scelta. In realtà ce l'ha praticamente venduto il tizio in cambio di un barattolo di cibo, però va bene. Niente, lui sta sempre peggio. Oddio, ma ci sono le cavallette. Medikit! Let's go, Dolores, sei la migliore, Dolores. E niente, non abbiamo più l'ascia. Perfetto. Che bello aprire la porta e trovarsi degli amici di fronte. I gemelli sono tornati a trovarti. No, non ce l'abbiamo l'ascia, mi dispiace, l'abbiamo appena rotta. Dolores non mangia da un bel... Ma è 2 giorni di fila che mangia! Finalmente abbiamo visto da vicino il veicolo in fondo alla via. È un carro armato. È sprovvisto di ruote ma rinforzato con griglie di metallo. Ma le armi? Usciamo là fuori, ben equipaggiati, e cerchiamo qualcosa di adatto. Cosa ci dovremmo fare col lucchetto in questa situazione? Che cazzo era sto rumore? Oh, col fucile! Il problema è che lui adesso è malato. Come cazzo facciamo? Oggi dal vicinato provengono strani rumori. Probabilmente c'è stata una fuga dallo zoo e gli animali corrono proprio sopra le nostre teste. L'occasione perfetta per procacciare del cibo fresco. Allora uscia. Io la mando. Oddio, siamo stati fucilati? No, ok, siamo vivi. Vabbè, almeno non è successo niente di male. Allora, Dolores, adesso la mandiamo. Sempre con questo, così magari non si ammala. Che a quanto pare le radiazioni si sono migliorate, cu cazzo, perché lui si è ammalato subito appena uscito. E basta, sti cazzo di gemelli, non ce l'ho!
l'accetta, non ce l'ho. È guarito da solo. Miracolo, è autoguarito. Un gruppo di banditi si trova dall'altra parte della porta e ci ordina di uscire con le mani alzate. A meno che non preferiamo le maniere forti. Non è un buon segno, come agiamo? Vai col fucile, fucilali tutti. Per questa volta siamo riusciti a difendere la nostra casa. Ma se dovessero tornare, ci attacchiamo se dovessero tornare. L'esercito ha inviato un altro comunicato via radio. I soldati sono in zona e hanno ordinato a tutti i rappresentanti dei sopravvissuti di uscire per incontrarli e descrivere le situazioni di ogni gruppo. Che poi che succede, animale? Poi lì sta una gioia. No, si è rotta la radio! Non ci credo. No, Dolores! Ma che vuol dire temiamo che la rivedremo? Che significa? Che palle sti cazzo di banditi però ogni volta. Perfetto, che cazzo ci hai fatto con quel fucile? Hai tirato un cavo per ridurlo così? Lo scienziato pazzo ha chiesto di uno di noi vada al suo laboratorio e prenda parte a un esperimento che a quanto pare è essenziale per il progetto. Cosa può andare peggio, letteralmente? Cosa può andare peggio? Ho capito, ma non è che mi ha detto la lotta contro un orso, mi ha detto un esperimento. No, è impazzito! Bingo, boom, shakalaka. Mi sa che la nostra avventura finisce qui. No, no, già sei pazzo. Poi si mangia anche i funghi che sono appesi alle pareti. Siamo messi proprio peggio che mai. Oh, sti gemelli mi hanno proprio rotto i coglioni. Non ce l'ho l'accetta, non so come dirglielo. Magari in un'altra lingua capiscono. Tutti quanti a proteggere la porta. Ci sono delle persone dall'altra parte che non hanno buone intenzioni. Vabbè, gli cantiamo un'altra canzoncina. Che vuoi, non funzioni, dai. Un po' fa la 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 la. No! Non gli è piaciuta la canzone, mi sa. Fine, è sopravvissuto solo il gatto. Siete morti, grazie. Non me ne ero accorta, onestamente, che ero morta.